Buongiorno, da bravo youtuber quale sono, sto portando avanti questa linea del video al giorno di Kimi Kids, se vi piace, ma oggi non doveva uscire un video. Però da bravo youtuber, bravo tecnologico, tutto, ho colto la palla al balzo. E sono qua per parlarvi di Apple Watch Serie 7. Allora vado subito con le varie cose. Sarà preordinabile dall'8 ottobre, ovvero venerdì, e arriverà nelle case di tutti il 15 di ottobre. Normale, ok, una settimana dal preordine come sempre. Ma sono qua non per darvi sempre i soliti dati, che non sappiamo manco il prezzo, anche se dovrebbe rimanere, se dovesse, anche se si dice che rimarrà lo stesso. Sono qua per darvi le mie impressioni, che non vi ho ancora dato. Su iPhone 13 non ve le ho date, me le date su Instagram, ve le ho date da tutte le parti, ma non le trovo neanche così importanti. Mentre per questo prodotto così controverso, odiato da tanti, mi sembra giusto parlarvene. E quindi non mi perdo ancora più in chiacchiere e comincio subito. Allora, secondo me è un ottimo prodotto perché ha batteria allargata, perché ha questo nuovo schermo che sicuramente male non fa, perché ha comunque degli ottimi sensori. Come era buono Apple Watch Serie 6, per forza deve essere buono questo. Perché? Perché è lo stesso identico orologio. E questo che mi fa dire perché dovrei fare un upgrade. Sei un Serie 4, perché dovresti fare un upgrade? Sei un Serie 5, hai il processore di penultima generazione ancora. Perché? Perché non c'è neanche un nuovo processore in questo Serie 7. Ci sono veramente poche motivazioni per acquistarlo, quindi io lo butto giù. Assolutamente, assolutamente. Ok, c'è il nuovo colore verde che secondo me, tra l'altro, regà, nessuno ne ha parlato, ha detto tutti il nuovo blu, del nuovo rosso. A me piace un sacco il nuovo verde e a me non piace il verde, però mi piace tanto quel colore, quindi bravo Apple, soddisfatto di questo. L'unica cosa bella di quell'Apple Watch. Potevano sistemare tante cose, capiscono il design dei rumors che era ormai confermato, ma dico, mettimi il 5G, toh, bah, a caso, cioè lì sì che è comodo, non sull'iPad, anche sull'iPad, ma è più comodo lì, assolutamente. Cioè, ci sono tutte queste cose che ti dicono, ok, hanno preso il Serie 7, hanno preso il Serie 6, gli hanno cambiato la batteria e hanno cambiato lo schermo, cioè hanno preso un Serie 6, ok, cambi il pezzo, rimetti lo schermo, prendi la dimensione, ok. Prendi l'altro schermo fatto apposta per il Serie 6, mettilo qua, ridipingilo, riverniciarlo e basta. Ed è per questo che questo prodotto mi fa arrabbiare. E poi perché rimane in lineup ancora Apple Watch Serie 3. Ma ti dico, ma non mettermi solo SE e questo, ma mettimi questo e Serie 4, questo e Serie 5, Serie 5. Abbassi l'SE di una cinquantina di euro e a metà mi ci metto il Serie 5 e poi il Serie 7. Cioè, così lo trovo veramente brutto perché questo Apple Watch Serie 3 è messo lì, boh, non fa né caldo né freddo, cioè perché poi il problema non siamo noi esperti che, ok, va bene. La gente comune che lo prende, vabbè, quello che costa di meno, prendo questo, mio figlio. Voglio fare il regalo di Natale al nipote, mi prendo questo, ma cioè, zio, è veramente una merda. Cioè, il design è ancora più vecchio, il prossimo anno dovrebbe essere aggiornato di nuovo il design, ma comunque nei prossimi anni diventerebbe ancora più vecchio. Apple Watch Serie 3 è una gran cagata, quindi non lo so. Mentre vedo ancora meglio perché abbassando i prezzi, Apple Watch Serie 5 secondo me
L'Apple Watch perfetto, l'Apple Watch da comprare se non volete prendere 6 perché magari volete ad esempio Always On Display che alla fine ha batteria migliore dell'SE, stesso processore dell'SE, ma andate subito, andiamoci subito, più che altro c'ha l'Always On, tanta tanta roba, tanta tanta roba. Questo Serie 7 è da vedere, soprattutto con questo watchOS 8 sistema un po' più controverso. Quindi ragazzi, queste sono le mie idee su watchOS 8. Quindi ragazzi, queste sono le mie idee su Apple Watch 7. Lasciate like per questa mia cosa. Ieri ho cominciato seriamente a streamare su Twitch. Vi consiglio di seguirmi là, link in descrizione, canale Telegram, link in descrizione, Twitter, link in descrizione, Instagram, link in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video.